intitola Empatia tra un mentore e il suo allievo Gigi De Genius Ronchetti, il rapporto mentore-allievo che viene descritto sembra avere delle analogie con il rapporto presente nel racconto del senatore Entanglement che c'è tra il senatore e il suo assistente, ma anche delle analogie con il rapporto che Pasolini cercò di generare con i suoi connazionali e che tu descrivesti in quella bellissima conferenza tenuta all'Istituto Dante di Buenos Aires che si intitolava Il Cristo sociale di Pier Paolo Pasolini. E inoltre stesse analogie sembrano esserci in quel capitolo che tu scrivi nel tuo primo libro, L'energetismo segreto della vita, nel quale analizzi il simposio di Platone. E in quel capitolo tu scrivi: la dinamica della relazione erotica, per risalire la grande scala, che dal sensibile giunge all'intelligibile, si svolge tra un amante, Erastes, più anziano e saggio, e un amato, Eromenos, più giovane e inesperto. In verità il rapporto amante-amato non evoca il rapporto sessuale in quanto tale, ma rivela il suo aspetto metafisico, la relazione intima tra il Dio interno e l'anima umana, che si instaura attraverso l'eros di coppia nell'interiorità di lui e di lei. Tutto questo mi sembra una sorta di testimonianza delle infinite forme dell'empatia. Queste analogie esistono realmente? No, non è naturale. Io lo dico, è questa massima. È così. Giuseppe ha colto una delle tante analogie che ci sono, credo, in tutti i libri di uno stesso autore. In realtà un autore affronta un solo tema, un solo argomento, un solo linguaggio, una sola questione, che è la sua, ognuno ha la sua, e non ci sono questioni di secondo piano. Allora, in questo caso Giuseppe ha messo in luce il fatto che nell'empateia, nella ricerca del superamento del proprio io, o nella morte dell'io, o come dice Jung, nella relativizzazione dell'io per perdersi, ritrovarsi nell'altro generando una terza istanza che è il noi, chiaramente questa è una cosa bellissima da dire, ma tutti si rendono conto che questa è la questione centrale in un matrimonio, in un'amicizia, in una famiglia, cioè se ogni essere umano fosse pronto a relativizzare il proprio io, ci sarebbero soluzioni infinite per i problemi, sarebbero infinite. Ma è difficilissimo. Poi quest'io è fortemente motivato a negare l'altro. Ci sono persone che hanno difficoltà proprio a riconoscere l'altro. Noi spesso ne parliamo nei seminari, negli incontri, un esercizio che vi propongo di fare. Guardate quanto voi e quanto gli altri sottolineano, per esempio, la presenza degli altri, non solo citando i loro nomi, perché una cosa è dire lui, lei, loro, quell'altro, ma è notevole, no? Che tra le infinite possibilità di chiamare una persona per nome, facendogli suonare il suo mantra, perché il nome è un mantra pagano, casuale o relativo, noi preferiamo dire lui, lei. Voi direte, è perché c'è poco tempo, siamo stressati, ma no, abbiamo appena detto che il dono di Hermes è un dono quasi correttivo alla presenza già del fuoco sacro e già della tecnica, linguaggio, pudore e capacità di stare insieme. Allora è molto significativo se io chiamo per nome le persone e, insomma, è vero o non è vero che ci siamo innamorati della persona, non solo per questo, ma insomma, ma vi ricordate quando voi vi siete innamorati della vostra attuale donna, compagna o marito e compagno, vi ricordate come siete rimasti estasiati per come quella persona ha nominato il vostro nome, quell'eco, quella profondità, perché vi sono milioni di modi di dire il nome di una persona, si può dirlo negandolo, si può dire quel nome evocando che stai pensando ad un altro, oppure si può dire quel nome dando alla persona che lo possiede vita,
una riconoscenza, un calore. Come cresce un bambino in una famiglia in cui non viene mai visto, non intendo con gli occhi ma con l'attenzione, che non viene attenzionato e chiamato per nome, non viene evocato, non viene cristallizzato come presenza gradita, percepita. Cresce in una sorta di trasparenza nevrotica che poi si scontrerà con la realtà sociale e il bambino probabilmente per farsi largo nella vita dovrà con rabbia reagire a questa trasparenza di cui è stato imprintato e che non riesce più a sciogliere. Quindi vi sono infiniti modi di chiamare le persone. Ecco, facciamo caso come noi chiamiamo, descriviamo, sottolineiamo la presenza dell'altro. È veramente importante. Ecco, Giuseppe diceva che noi siamo occupati del tema del mentore. Un'altra cosa molto importante, se ci interessa scoprire questo bagaglio genetico, spirituale, questo supplemento ermetico che Mercurio dona all'uomo su Determine Zeus per fare in modo che l'uomo abbia un'opportunità, è quella di cominciare a esercitare quella che noi chiamiamo nei nostri studi la pratica dell'eikaristos, cioè la pratica della gratitudine. Il che non significa che basta ricordare brevemente chi ci ha aiutato, chi ci ha pagato l'università, chi ci ha protetto, chi ci ha stimato. No, noi dobbiamo veramente riflettere quasi in una forma di contemplazione, meditazione su quanto gli altri siano stati determinanti e su come gli altri, alcuni altri, sono stati veramente decisivi per quello che noi siamo oggi, a tal punto che una persona, se fa questa riflessione empatica sulla sua esistenza, dovrà dire: io oggi, qualsiasi cosa stia facendo, essa non è frutto solamente del mio, non è solamente grano del mio granaio. E quando tu sei consapevole di questo, per rendere reale quel frutto che hai dato, tu devi correre incontro alle persone che oggi tu sai, perché hai fatto questa riflessione, meditazione e contemplazione, tu sai i nomi e i cognomi delle persone che hanno contribuito affinché tu oggi abbia la forza di fare qualcosa. E perché tu possa farla fino in fondo e perché questa cosa sia determinante per i terzi, tu devi riuscire a celebrare e ringraziare chi ti ha contribuito a costruire. Se ci pensate, questo è un esercizio di relativizzazione del nostro io. Io non nasco da me, non mi creo da me stesso, non sono autologico, io sono eterologico, io dipendo da tantissime circostanze. E allora una domanda importante: chi sono stati i nostri padri? C'è un padre biologico al quale, non solamente per il comandamento arcinoto, dovremmo dare, per esso provare rispetto, ma quanti padri ha una persona? Tantissimi, tantissimi. Fate caso a questo, vi sarà capitato magari che nella vostra stagione scolastica, adolescenziale o giovanile, voi, più inconsciamente che consciamente, avrete conferito ad un amico una sorta di riconoscimento di paternità, cioè aspettavate che questa persona parlasse per prendere posizione, vi piaceva come si esprimeva, in sua presenza vi sentivate tutelati, protetti e vi siete ispirati in alcune vostre scelte anche immaginando il suo pensiero, la sua sensibilità, il suo coraggio, le virtù sono contagiose. Ecco, questo è stato un padre adottivo, un mentore, una figura alla quale pensavate quando eravate di fronte ad una crisi. Ora, è stupendo per la coscienza fare questa operazione e celebrare, tributare, riconoscere, chiamarlo per nome.